Bentornati carissimi amici, briciole di storia, professore, buonasera. Buonasera a tutti, sto guardando sconvolto questo straordinario oggetto che sa un po' di fantascienza del 1800. La rubrica è Aiutateci a capire che cos'è. Realmente questa volta, l'abbiamo fatto anche altre volte, qui siamo per chiedere Anche aiuto. le altre volte era reale, non è che sia una novità. Allora, ce l'ha prestato signor Giuseppe, che ringraziamo. E che anche lui, pur avendolo in casa da molti anni, era all'oscuro di che cosa fosse. Sa solo che siamo nella metà del 1800, quindi siamo nel 1850, 1860, ecco, con precisione non c'è una data perché non si marchiava, ai tempi non si scriveva. È, come potete vedere, meravigliosamente bello, nel senso perché che è snodato e la lavorazione di tutte queste maglie pazzesche, è un pesce, questo non l'ho detto, ma penso si capisse che è un pesce. È fatto sicuramente a mano, si vedono le punzonature qua, tutto punzonato a mano. Oh, viene anche il dubbio che potesse rappresentare un sommergibile, un qualcosa di tecnologico, però no. Che cosa c'è qua? Un Un'apertura, gancio un gancio apertura. E con un'apertura. dentro cosa Non è c'è? profondo. Ci passi, cioè Quindi una era falange. per tenerci Che o delle cosa? pastiglie. Si porta in giro un pesce per prendere delle pastiglie? Io ho pensato anche a qualcosa di femminile, il rossetto, come lo conosciamo noi, era a dito il rossetto una volta. Si metteva la ricarica e si usava il rossetto, però ti porti in giro un pesce per metterti il rossetto? E questo è il dubbio, ne abbiamo parlato parecchio, cercando di capire che cosa potesse contenere. Abbiamo anche fatto delle ricerche, ma quello che abbiamo trovato è pesce con vano, pesce con scomparto, pesce snodato con scomparto, ma non si capisce che cosa. Non è neanche un articolo da pesca, perché Assolutamente no, perché è troppo di bello. metallo, è di una lavorazione, cioè 1850, ma che lavorazione, qualcosa di veramente Quello gancio che impressionante. ha davanti? No, è un baffo. Questo credo fosse un pesce gatto, credo. Di qua è rotto e di qua è integro Cos'è che invece. serve per attaccarlo a una cintura, o attaccarlo alla stoffa, al vestito, al È boh? pesante, eh? Cioè, sentito, sono un paio di etti Insomma, di metallo. dopo tutte queste bellissime ipotesi, emerge chiaramente che non ne sappiamo Allora, intanto ve lo nulla. faccio vedere meglio perché voglio farvi vedere la lavorazione che è L'occhio veramente bello. pazzesco. E a me ha toccato tanto, mi è piaciuto molto lo snodo che ha, guarda che roba. Poi, E questo qui è lavorato bene, 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 bene. non so se è colorato apposta, se c'era una colorazione perché c'è anche sull'occhio, ma c'è anche davanti e quella è finta, cioè è stata fatta dopo. Mi fa pensare che sia un rossetto anche perché il pesce ha il rossetto. Non lo so, stiamo cercando di sparare un po' a caso, nel senso che anche noi brancoliamo nel buio e non sappiamo di che cosa si tratta. È sicuramente bello e quindi abbiamo voluto farvelo vedere. Però che cos'è? Io non so proprio. Cose curiose dal mondo, Tabacco? troppo Tabacco? piccolo. Ho pensato anch'io a tabacco. Il tabacco però lo usavano quello soprattutto da naso, da sniffo o da masticare. Erano o confezioni grosse, quello da masticare, o confezioni piccole, ma piccole piccole, quello da naso. E soprattutto non, era una cosa prettamente maschile. Non credo che No, un contadino nel 1850, un operaio andasse in giro con un pesce con dentro tabacco. Le pastiglie anche, cioè non riesco a capire che cosa ci possa essere stato dentro, per quello dico rossetto, però ho visto dei portarossetti più piccoli. piccoli che si usavano come cipria. Io questo non so proprio che cosa potesse essere. Se avete delle idee, consultatevi, non si vince niente, se non la nostra eterna gratitudine, e anche un cuoricino sul commento. Sì, In promesso. quel video l'unico cuoricino, i like sì, ma l'unico cuoricino sarà quello per colui che sarà andato più vicino. O ci avrà dato l'idea più originale a quel punto. Salutiamo tutti i nostri Va bene. amici di storia e Ci che aiuteranno. ci aiuteranno. Non uccidete i pesci, poverini. No, alla prossima.